per essere lanciato nello spazio un oggetto molto particolare, un piccolo libricino di pochi millimetri scritto dal Papa. Proprio durante il periodo della pandemia, vi ricordate l'immagine del Santo Padre che prega da solo in piazza San Pietro, deserta durante il lockdown? Beh, proprio quei messaggi sono stati trasformati in un nano libro che il 10 giugno sarà lanciato nello spazio. Come segno e profezia di speranza, grazie anche all'Agenzia Spaziale Italiana e al CNR. Pensate a un singolo capello, sul nano libro ci sono circa 3 milioni di fori, le cui dimensioni sono di un milionesimo del diametro di un capello, e viaggerà su un CubeSat, un piccolo satellite delle dimensioni di qualche centimetro, costruito dal Politecnico di Torino. Sarà messo in orbita bassa terrestre Leo, ad un'altitudine di circa 520 km dalla superficie terrestre, e viaggerà a bordo di un Falcon 9, vettore in due stadi parzialmente riutilizzabile di SpaceX. Il progetto si chiama Space Satellis, satellite della speranza. Il satellite è dotato, oltre che della strumentazione di bordo per funzionare guidato da terra, anche di un trasmettitore radio. Per il tempo di permanenza in orbita saranno captabili e codificabili in forma di testo delle frasi del Magistero Pontificio a tema di pace e speranza. Voi che ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Ciao! Come si creano gli ammassi di galassie? Come si agglomerano migliaia di galassie legate insieme gravitazionalmente tra di loro, ma anche con la materia oscura e con l'alone di gas caldo? È proprio la domanda a cui ha cercato di rispondere questo studio uscito su Nature, che ha analizzato i dati di un protoammasso associato alla galassia Spiderweb, chiamato così perché ricorda un immenso ragno cosmico intento a mangiarsi altre galassie più piccole, come mosche catturate in una ragnatela. Si trova a una distanza che corrisponde a quando l'universo era di 10 miliardi di anni più giovane, ovvero quando aveva solo circa 3 miliardi di anni, e per la prima volta è stata rilevata una così grande quantità di gas caldo nella fase gestazionale di questi oggetti enormi ad una distanza così lontana. Questo fenomeno è testimone della crescita dell'ammasso e ci racconta della sua formazione, e questo studio ci rivela quanto presto queste strutture inizino a formarsi. Questa analisi ci permetterà di capire meglio la struttura cosmica dell'universo, perché in passato gli scienziati avevano sì studiato il gas intercluster, ma solo in ammassi di galassie completamente formati e inoltre vicini a noi. Questa rivelazione è stata permessa grazie al telescopio ALMA, che dispone di ben 66 antenne. Se volete saperne di più, andate a consultare i link di approfondimento che ho messo in bio. Un bacio! TikTok sta per introdurre un nuovo feed dedicato alle discipline STEM. STEM è l'acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics. E quindi ci sarà questo nuovo maxi contenitore al cui interno si troveranno tutti i contenuti riguardanti le discipline tecnico-scientifiche. Il nuovo feed comparirà vicino ai due già presenti, Seguiti e Per Te. Inoltre la piattaforma ha annunciato che sta espandendo le sue partnership con Common Sense Networks e Pointer. Con il primo valuterà che tutti i contenuti siano scientificamente accurati per finire nel feed STEM, mentre con Pointer valuterà l'affidabilità delle informazioni presentate. Tutto ciò per riuscire a offrire dei contenuti di alta qualità dell'ambito STEM a tutti gli utenti. Tutto ciò che non risulterà idoneo non passerà il check-in per essere proposto nel feed dello STEM. La società cinese proprietaria di TikTok ha affermato che questa idea è arrivata dopo aver notato il successo negli hashtag relativi alle discipline STEM. L'azienda quindi spera di raggiungere un pubblico sempre più ampio, come quello dei divulgatori scientifici, e sarà introdotto nelle prossime settimane negli USA, quindi possiamo aspettarci un lancio tra breve anche in Italia.